Il tempo e la frequenza sono sempre stati due aspetti importanti per le misure e per delle applicazioni pervasive della società. Possiamo pensare al sistema di posizionamento del GPS, possiamo pensare a tutto quello che va sincronizzato nelle telecomunicazioni. Oggi abbiamo un metodo particolarmente efficace, resistente e ad alta performance, alta accuratezza per distribuire i segnali campioni, quelli che vengono generati dove nascono le scale di tempo nazionali e dove nasce il tempo nel sistema della convenzione del metro. E questo sistema è l'utilizzo della fibra ottica. Abbiamo diverse tecniche che ci permettono di distribuire il tempo in fibra ottica, alcune sono complesse e, come dire, richiedono infrastrutture particolari e sono dedicate alle applicazioni più demanding, quindi la scienza più spinta, come per esempio la radioastronomia o le quantum technologies. Ma ci sono anche delle tecniche che sono davvero di supporto alla fase industriale che stiamo vivendo, quindi anche all'innovazione digitale, al nuovo campo della datazione e anche delle transazioni di borsa, per esempio, che richiedono un riferimento temporale sempre più certo e sempre più sicuro. Sempre per citare la borsa, quando cominciamo ad avere 10.000, 100.000 operazioni al secondo, è chiaro che stabilire chi è arrivato prima e chi è arrivato dopo può essere anche un'attività sfidante. Con il GAR abbiamo iniziato una collaborazione per poter avere una distribuzione capillare alle università, all'accademia, del sistema di distribuzione in fibra, diciamo, più semplice, più adattabile alla rete come la conosciamo e come trasporta i dati, ma pur sempre offrendo una migliore prestazione rispetto alle possibilità attuali e anche quella che è un'alta affidabilità del sistema. In questo modo le università potranno avere in casa il meglio di quello che sono gli orologi atomici presenti a Torino all'INRIM e possono così utilizzarli per le loro ricerche, appunto nel campo dell'innovazione digitale, l'Internet of Things, la distribuzione di energia sulle reti elettrica sempre più intelligente e sempre più efficace.